Incrocio pericoloso, trascurato nella segnaletica, più volte teatro di incidenti, purtroppo qualcuno anche grave, tamponamenti frequenti così come i pedoni investiti. A Lanciano l'incrocio tra Via del Verde e Via Ciriaci, due strade molto frequentate per il traffico in entrata e in uscita dalla città, continua a far parlare di sé. Ultimo sinistro in ordine di tempo, quello della scorsa settimana, con lo scontro tra una Fiat 500 condotta da una giovane donna ed un autocarro. Dopo l'impatto l'utilitaria è finita contro un palo della pubblica illuminazione. Il colpo ha fatto scoppiare l'airbag al posto della conducente, che ha riportato la frattura del setto nasale ed altri microtraumi al capo. La donna è stata trasportata dall'ambulanza del 118 al Renzetti, illeso il conducente dell'autocarro. I residenti e i titolari delle numerose attività commerciali del posto ribadiscono ancora le continue segnalazioni sulla pericolosità dell'incrocio, una questione però mai risolta, si fa portavoce di ogni malumore Gerardo Vicchiarello. Qui l'hanno preso per una rampa di lancio, sia andata che vanno giù e sia che vanno su, vanno a 200 all'ora. Quindi comunque non ci sono più le strisce pedonali, gli stop, si deve rifare tutto. E quindi è una cosa gravissima. Ogni 15 giorni succede un incidente. Pensa che da quando stiamo qua, che abbiamo il negozio qua, io ho assistito a un centinaio di incidenti, Piccoli e anche gravi. piccoli e gravi, anzi uno gravissimo, che una signora è stata investita proprio qua, è stata 4 mesi in coma. Quindi possono succedere, stanno aspettando che ci succeda veramente il morto. Avete sollecitato chi di Ma chi di competenza? competenza, gli uffici competenti, però qua non si è fatto vivo nessuno. È una cosa grave. Ma io lo dico perché veramente è una cosa grave, perché gli incidenti ogni 15 giorni ne succede uno. Tra piccoli tamponamenti, tra anche pedoni, Anche anche. pedoni, sì, perché qua per attraversare si deve fare, non lo so, si deve fare il segno della croce.